è una delle università che viene citata tra le 500 migliori del mondo. Questo è un dato importante. Qui ci sono le forze del futuro. Qui dovrà nascere quel cantiere che non guarda solo oggi, che non guarda solo al domani, ma che guarda a quella che è la crescita del futuro di questa Calabria. Beh, lei ha fatto un quadro molto roseo, cioè siamo messi bene, anche noi abbiamo i nostri difetti, non so, però oggi è una giornata positiva perché è la prima giornata di questo tipo da quando esiste l'Unical, cioè i rapporti con gli enti territoriali sono sempre stati difficili. Io non ho mai capito, da quando sono in Calabria, ormai 40 anni, perché il sistema culturale calabrese, non parlo solo della mia università, parlo di tutto il sistema universitario, fosse sistematicamente ignorato dal sistema politico. Perché secondo me si perdeva una risorsa fondamentale, perché ci sono competenze, come giustamente ha detto, nelle nostre università, che in ogni caso, in qualche caso, sono addirittura uniche al mondo, che possono essere sfruttate in termini di progettazione, di idee, di stimolo. Ma questa finalmente è un po' tardi, cosa che nelle altre regioni avviene costantemente, finalmente anche qui si sono accorti che esiste la regione, esistono le università. E cosa significa questo e questo appuntamento da domani per l'Unical? Beh, non è solo da domani, è già da un po' di tempo.